E bentornati sul mio canale, oggi nuovo video. Allora, sono veramente troppo contento perché è appena passato il corriere Amazon. Allora, era da tantissimo che non compravo delle bambole, veramente da tanto. Ho voluto farmi un piccolo regalo perché ho venduto delle cose, ho avuto parecchie spese, purtroppo anche il veterinario. Sono riuscito a vendere una bambola abbastanza costosa, per fortuna. Ho pagato vari debiti che avevo in giro e mi sono voluto però togliere un piccolo sfizio perché erano in offerta, era da tanto che la volevo. Ho preso una Nana Surprise Teens, quindi più grande, più alta delle altre, e poi ho preso tre LOL maschietti perché sono veramente troppo carini. Non lo sapevo, hanno fatto praticamente una serie dedicata interamente ai maschietti e quindi l'ho voluta prendere. Allora, io direi di aprire proprio, di iniziare proprio con loro. Allora, vi lascio in sovraimpressione quanto ho pagato, erano in offerta. Dov'è il... come si aprono? Credo che sia la mia prima... Sì, perché io ne ho solo una di LOL e l'ho praticamente... No, in realtà ne avevo comprata una tanto tempo fa, poi purtroppo era Cleo e poi sono riuscito però a venderla o a scambiarla e ho preso la Unicorn, che era quella che volevo assolutamente. E poi mi sono fermato perché non mi interessa comprare altre LOL. Allora, loro l'ho voluti prendere per sfizio, ma soprattutto perché sono dei maschietti. Allora, da questo indizio qualcuno dovrebbe già capire di cosa si tratta. Io assolutamente non so. Andiamo a vedere... No, ragazzi, però veramente, cioè, ma ci vuole 3 anni e mezzo per aprire queste robe. Poi che spreco di plastica, quanto spreco. Per fortuna io faccio la raccolta differenziata, però ragazzi, veramente, cioè, uno spreco di plastica incredibile. Altro indizio. Che carini questi adesivi. Peccato che sono un po' rovinati, si sono stropicciati, però sono carini. Allora, no raga, veramente, cioè, ma durerà 3 anni questo video. Allora, ne ho 3 da aprire e io sono abbastanza impedito quando si tratta di aprire confezioni. Poi vabbè, è la prima, okay. Ma tra l'altro mi sto facendo male le unghie. Ok, allora, come funziona? Dobbiamo togliere un'altra plastica? O prima procediamo a... è carino, non so a chi appartenga, ma è carino questo Hawaii Punch. Andiamo a vedere. Quindi cosa devo fare io adesso? Devo togliere dell'altra roba qua? Sì. Mamma mia, raga. Cioè, no, veramente. Ah, ok, c'è un altro di questo. Che spreco di plastica, lo ripeto. Non lo so, non mi piacciono queste scarpette, sono poco kawaii. Madonna, se sono poi brutte, fatte male, rovinate. Ma com'è che è così la qualità? Ma è proprio brutta, brutta, brutta. Guardate come sono dipinte male. Mamma mia. Proprio dipinte malissimo. Allora, ok, c'è quest'altro da togliere. E poi penso che in qualche modo si apra, ok, perché questo è una specie di salottino, giusto? Me lo confermate? Ma tanto io lo butterò. Allora, abbiamo un altro indizio, diciamo, un'altra cosina da scartare. Che carino questo cappellino così, dai, allora forse è qualcuno di carino. E poi qua dentro dovrebbe esserci la LOL vera e propria. Andiamo a vedere. Sì, al primo colpo era quello che volevo tantissimo. Mi piaceva un sacco. Comunque ragazzi, veramente, ma la qualità è pessima. Ma veramente fatto malissimo. Ma cioè, ti giuro, mi verrebbe da dire che sembrano quasi falsi. Cioè, proprio la qualità pessima. Io non so se vedete, mancano il colore, poi c'è una sbavatura.
Mamma mia, una qualità veramente pessima. Ma fra l'altro, il vestito di sta creatura, dove sta? Cioè, io non ho parole. Ah, qua. No, vabbè, però ragazzi, veramente, cioè. Eccolo qua, che è carinissimo, ma anche questo mi sembra veramente. Questo si salva anche abbastanza. Sono contento però perché era proprio quello che desideravo tantissimo. Cioè, io ne ho presi tre, soprattutto perché ho detto speriamo che uno su tre è quello che a me piace. E assolutamente è uscito subito il mio preferito. Però, ragazzi, veramente la qualità è scandalosa. Anche perché comunque non costano poco ste minchiatine, si può dire su YouTube minchiatina, cioè veramente, cioè non costano poco e sono fatti veramente veramente male. Però lui è il mio preferito, sono veramente veramente contento. Ma il cappello non ci sta neanche, poi a lungo andare secondo me lo rovina anche. Boh, le scarpe poi sono oscene, ma cosa c'entrano queste scarpe nere? Mamma mia. Ma io veramente sono. Boh. Siamo sicuri che siano le scarpe sue poi, fra l'altro. Ma poi il cap. Cioè, si è staccata anche la testa. Ma io, boh, veramente, cioè. Mi verrebbe da dire. Che vorrei scrivere alla ditta. Io senza parole. Vedete come sto. Ma poi cosa dovrebbe avere? Anche una specie di museruola? Questa non c'è però. Boh, allora questi sono comunque tutti quelli che possono uscire. A me fondamentalmente interessava lui, tant'è che quasi quasi. Gli altri, no, dai, sono carini anche gli altri, perché potrei anche quasi pensare di fare il reso, avendo beccato subito lui, però sto rimanendo veramente molto molto deluso, perché la qualità è veramente pessima. Tra l'altro, ripeto, ma la museruola che dovevo uscire, penso che dovevo uscire, non c'è? Io non ho parole, davvero. Ma magari non dovevo uscire, non lo so. Va bene, sentite, andiamo avanti perché, cioè, sono passati un altro po', quasi 10 minuti e siamo ancora qua alla prima, però, cioè, giusto perché era quella che volevo, ma altrimenti non stare, non con, cioè, boh. Infatti mi verrebbe quasi da dire non li apro questi, faccio fare il reso, però spero che, allora, questo è diverso. No, dicevo, spero che magari me ne possa uscire un altro. Messo meglio e magari mi tengo il migliore fra i due, però non ho veramente parole. Vabbè, ripeto, pagati poco perché erano in offerta e vengono dall'estero, dalla Germania, mi sembra, non mi ricordo. Ma non ho capito, l'adesivo questo qui è uguale per tutti? Eh sì, questi sono uguali. Boh, vabbè. Andiamo avanti. Ah, dovrebbe essere una cosa rilassante questa. In realtà mi sono già rotto le scatole. Credo che sia una super rara roba varia perché è dorata la ball. Di solito quando è così è perché c'è una roba rara, ecco. Allora, andiamo ad aprire questo. Che carino! Non lo so a chi appartenga. Andiamo a vedere. Continuiamo ad aprire. Che cosa fastidiosa infilare l'unghia sotto. È una roba veramente fastidiosissima. Molto carini questi stivaletti. Molto carini. Da qua si dovrebbe capire che personaggio è, ma io non mi sono per niente documentato. Mi piacerebbe che fosse. È un biondino, mi sembra. Mi piacerebbe fosse. Cioè,
Ce n'è un altro che mi piace in realtà. Andiamo ad aprire anche il vestito. Ma che carino! Ma ragazzi, cioè veramente, ma... Comunque la qualità è pessima, eh. È veramente, veramente pessima la qualità. Non smetterò di dirlo. Ok, comunque sono convinto che manca qualcosa, dall'altro. Qui c'è una cintura. E andiamo a vedere chi è. No, non mi piace. Non mi piace. Il vestito è tutto sì, però lui no. Ma è come qualità, lui sembra... Oh, mamma mia, questi glitter. Però sembra fatto meglio. Sembra fatto meglio. Andiamola a vestire. Ma non lo so neanche se voglio vestirlo. Magari lo posso scambiare con qualcuno. Perché essendo una rara così... Vabbè, dai, perdonatemi. Non sto a montarlo. Rimetto tutti i pezzi qui dentro. Le scarpette mi piacevano. Le scarpette, mettiamo questo. E mettiamo l'indizio. Ah, eccola la museruola. La cosa sua. Madonna, ma cos'è un adesivo? Ma secondo voi io attacco questo adesivo? L'attacco? Cioè, ma no. No. Non ho parole. Va bene, va bene, va bene. Andiamo avanti che c'ho l'ultima da aprire. Per fortuna. Perché veramente, cioè... Mi è passata la voglia. No, vabbè, ma sono contento perché comunque, ripeto, è uscita quella... Allora, io vorrei... Adesso, magari prima di aprire questa, vi faccio rivedere. Perché a me piacerebbe che uscisse lui. Allora, dov'è? Lui... Oppure anche un altro carino è lui. E io invece ho trovato... Comunque no, cioè sono stato fortunato perché voglio dire ho trovato quello che mi piace tanto e ho trovato poi quello raro. Quindi sì, sono... Cioè mi sto lamentando ma in realtà dovrei starmi zitto. Allora, è uscito questo, non lo so... L'indizio, non lo so se perché c'è questo omino qua che non mi piace. Madonna santa, che ansia. Andiamo a vedere, va. Mamma, ma io poi sono in tenuta casalinga, cioè proprio ormai non me ne frego minimamente. Prima ci tenevo, mi vestivo, mi pettinavo. Adesso invece proprio è arrivato il pacco, facciamo un video. Ok, sì, cioè l'adesivo praticamente uguale per tutti. Dov'è mo sto coso per aprirlo? Qua. Mamma mia. Andiamo a vedere. Il biberon. Carino, molto carino anche questo. Ah, chi segue le LOL eccetera già dall'indizio avrà capito quale personaggio mi sta uscendo. Io invece sono assolutamente ignaro, che in realtà questa è una cosa comunque buona perché è una sorpresa. Vediamo le scarpe. Mamma mia, che brutte, bruttissime le scarpe. Le scarpe, devo dire la verità, di sti cristiani sono tutte brutte. Allora andiamo a vedere. Ok, togliamo prima questo. C'è già, sto guardando già il sacco della plastica. No. Però il secondo che volevo. Cioè, il terzo che volevo, mi sa. Dai, comunque alla fine, ripeto, non mi lamento perché... Cioè, alla fine ho ricevuto tutto quello che volevo, quindi cos'è? Ma che carina, è una macchina fotografica, una Polaroid. Qui ci sono degli occhiali. Sì, allora è quello che volevo. Bene, ripeto, io mi sono lagnato finora, ma in realtà ho avuto un culo incredibile. Sì, perché l'altro che mi piaceva era lui.
ovviamente rosa. Comunque ripeto, ragazzi, ma che qualità pessima. Proprio, proprio una qualità pessima. Cioè, non so se vedete, cioè, mancano delle parti colorate, così. Veramente una qualità pessima. Allora, lo andiamo a vestire, perché comunque lui lo terrò, anche se mi piaceva di più il vestito glitterato, quasi quasi. No, però i jeans sono veramente molto carini. Devo dire la verità, i vestiti sono fatti bene. Le bambole mica tanto e le scarpe sono scene proprio, cioè mamma mia, che cosa brutta. Però dai, alla fine sono contento di aver trovato quelli che volevo. Ce la possiamo fare, eh? Ok. Mettiamoli queste scarpe che, mamma mia, sono proprio veramente brutte. Tra l'altro lui ha dei calzini rosa, carini. Gli dobbiamo andare a mettere queste scarpe bruttissime. Vabbè, comunque. Poi ha anche gli occhiali da mettere, perché ha dei buchetti dietro la testa dove si incastrano gli occhiali. Andiamo a vedere se riusciamo a fare questa operazione. Uno, no. Ok. Madonna, per quale motivo sono così storti? Ok, più o meno. Ma sono veramente... questo non si incastra. Ma la qualità veramente, ragazzi, cioè, una qualità pessima. Però sono comunque contento perché ho trovato loro due che, ripeto, erano, soprattutto lui, erano quelli che volevo. Io sto pensando quasi quasi sarebbe carino smatcharli. Mettere vestiti di uno con l'altro, non lo so, poi ci penso, poi vedrò. Allora, bene, io c'ho, dopo questa marea di roba praticamente che ho aperto, poi dopo controllerò bene se magari c'è qualche pezzo che... perché ho dei dubbi per l'altro, dopo andrò a vedere. Adesso possiamo andare ad aprire finalmente questo. Allora, io recupero solo un secondo la sua versione piccola, che ci tengo a farvela vedere, così magari faccio il confronto. Torno subito. Ok, nel frattempo ho anche pulito e ho controllato se casomai era rimasto da qualche parte qualcosa e ho preso lui. Allora, a lui in realtà ho tolto la parrucca originale che è cucita, anche per le altre mie nanà ho fatto così, perché poi gli metto la parrucca, diciamo, del colore che voglio, eccetera, eccetera. Adesso attualmente non ce l'ho a portata di mano e quindi per non lasciarlo completamente calvo gli ho messo un cappellino, fra l'altro del Rainbow Height, del maschietto. Gliel'ho messo giusto perché, ripeto, per non lasciarlo così senza niente. E lui è la versione piccola di lui. Andiamo ad aprirla. Allora, anche questa c'era un casino da fare, mi ricordo. Si doveva soffiare. Com'era la storia? Manco mi ricordo bene. Perché c'era da aprire. Ah no, perché le nanà normali si soffia e invece lui no. Ma quanto è carino! Veramente, veramente troppo, troppo carino. Oh madonna santa. Ma adesso vi faccio vedere perché sembro scemo, ma... in realtà ha queste cose... Avete presente tipo quei dischetti che si mettono sotto le sedie? Adesivi però, che lo tenevano incollato e quindi non si riusciva a staccare. Ma quanto è carino, ma pesa anche, quanta roba c'è da aprire. Oddio, è stranissimo, aspettate che... Madonna santa, bisogna... Cioè, e poi ovviamente queste cose lasciano il segno sulle bambole. Infatti c'ha un pochino di segno. Io non capisco perché veramente hanno paura che le bambole di notte scappano. Comunque, ma quanto è carino! È troppo, troppo carino. Io ho aspettato fino a prenderlo perché comunque volevo trovarlo in offerta. Vi lascio in sovraimpressione quanto ho pagato. Madonna, mettono sempre queste etichette enormi. Ma dico io, boh.
Ma è troppo troppo carino. Allora, per farvi vedere il confronto, eh beh, è bello grosso, eh. È bello grosso. Ma che carini! Allora, troppo troppo carini, veramente. Allora, adesso andiamo a vedere cos'altro. Allora, lui c'ha il cerottino sul naso e invece lui c'ha il cerottino sul ginocchio. Allora, andiamo a vedere qua dentro cosa c'è. Apriamo la prima bustina. E abbiamo una spazzola che ha la forma di, boh, un pesce? Non lo so. Poi le scarpe, molto carine. Ah, questi giochi quando ero piccolo io non c'erano. C'erano giochi più belli. Comunque va bene. Poi abbiamo una maglia, no, dei pantaloncini. Lui è tipo tema mare. Abbiamo una magliettina con la stampa di uno squalo. Ovviamente io poi a lui, cioè, gli metterò cose più carine, più kawaii. Poi magari se riesco vi lascio in scorrimento la foto di come l'ho acconciato io, che è meglio sicuramente. Poi abbiamo una giacchetta carina, carina, sì, con il richiamo ai denti dello squalo. Ultima cosa, che cos'è? Un cappello, Madonna, sarà super stropicciato. Esatto, che io poi non glielo metterò mai perché si scompinano i capelli e non sia mai. Allora, vi faccio vedere lui come sarebbe completo. Lei è carinissima, però no, perché io volevo proprio lui il maschietto, però sono comunque tutte molto molto carine. Bene, signori, io non mi voglio dilungare. Oddio, si è attaccato sul tavolo, questi cosi sono tremendo. Allora, non mi voglio dilungare troppo, anche perché, ripeto, non sto a vestirlo perché tanto lui lo vestirò in maniera kawaii e vi lascio la foto, come ho detto prima. Peccato che queste bambole non si possano sedere, possono fare la spaccata tipo Lorella Cuccarini, ma non si possono sedere. Questa è veramente una cavolata. Secondo me potevano fare la versione alta leggermente più snodata, anche semplicemente magari uno snodo ai polsi o alle ginocchia, e invece niente. Comunque, ecco qua, comparate le due versioni. Molto carino, l'ho preso in offerta, altrimenti avrei aspettato come appunto ho fatto. Bene, signori, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento, chiedetemi tutto quello che volete, cercherò di rispondervi come faccio sempre. Ma la cosa che preferisco di più in assoluto è quando lasciate like a questo video, vi iscrivete al canale e attivate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Io pubblico un video alla domenica. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!